Sta registrando, sì, bene. Yay, si vede, probabilmente si vede male, ma sono dettagli perché tanto questo è un video alla cazzo che caricherò per soltanto perché non ho voglia di ricercare. Ho registrato qualcosa, però non ho voglia di caricarlo. E quindi, cioè, non ho voglia di caricarlo, è già registrato, è tutto pronto, però andrò a caricare prima questo perché sì. Bravo Xing, sono bravo, sono una brava persona come al solito. E sì, bello, mi piace, mi piace, mi piace. League of Legends, Chaos of, no, Clash of Fates. Non ho ancora capito perché il Clash of Fates probabilmente sarà per la marca di che fa ste robe qui, perché ho visto che c'è più di una scatola. E a me basta questa perché tanto nelle altre non c'è nulla che mi interessi. E apriamola. Ovviamente tutto censurato perché la censura è una brava cosa. Allora, cosa abbiamo qui? Allora, questa, se non mi sbaglio, è la spada di Grindelwald. Minchia, cos'è sto filtro rosso? Se è rosso, giallo, che sono Simpson. Questa dovrebbe essere la spada di Garen. Lo scettro di Janna. La lancia di Xin Zhao. Vabbè, questo lo metterò dopo. Questo dovrebbe essere l'Aeron Solari, i solari di ferro, quell'oggetto bellissimo che mi piace tanto farmi quando mi trovo gente cancra, tipo le Blanche Lux. Vabbè, questo si vede notare un minio che è l'ascia di Graven. Questa sono indeciso, non so se è la falce di Fiddlestick oppure se è la falce di Karthus. Non lo so. Boh, forse non lo voglio comprare, però penso che sia quella di Fiddlestick. Penso, penso. Questa invece è l'ascia di Sion, si riconosce lontano un chilometro, c'è il teschio, è di Sion, vedete? Vedete? No, non vedete un cazzo, ma chi se ne frega. L'ascia di... Questo invece, questo qui, non ho la più pallida idea di che cazzo sia. Probabilmente un oggetto, però Xink e Nabbo dice, mi sono letto gli oggetti, quindi so cosa fanno. Sì, certo, Xinko. E intanto... C'è qui nel mio telefono a sinistra Chari che scrive: ma Zelda è trans, per questo non la dà Link. Grazie Chari, in una maniera o un'altra sei entrato nel mio video e quindi iscrivetevi a Evil Pisk perché non fa video ed è una brava persona. Noi ci vediamo con un prossimo video, magari fatto con un audio migliore e un po' più serio, eh? Forse. Ripeto, forse.